Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati anche oggi, anche questa settimana negli studi di RTM, pronti a dare il via ad una nuova puntata di Tratti e Ritratti. Il format dedicato all'arte, alla bellezza e alla creatività, con ampio spazio anche all'attualità e all'intrattenimento. Questo grazie ai tanti ospiti con i quali abbiamo il piacere e l'onore di interfacciarci di puntata in puntata. Ospiti che si raccontano davanti alle nostre telecamere con le loro storie professionali e di vita, storie che ci rendono partecipi del loro meraviglioso universo, ma anche dei loro traguardi, dei loro successi e, perché no, anche dei loro insuccessi. Oggi abbiamo sicuramente un ospite incredibile, un ospite che avrà davvero tanto da raccontare e che non vedo l'ora di farvi conoscere. Un ospite che è riuscito a fare della sua vocazione un vero e proprio mestiere, che svolge da tantissimi anni con tanto amore, con tanta dedizione e con lo stesso entusiasmo che lo accompagna sin dai primi tempi, sin dagli esordi. Ve lo presento subito: lui è un giornalista, un cronista, un presentatore di eventi di ampio respiro sia a livello nazionale che internazionale, ma soprattutto collabora con tante testate giornalistiche prestigiose, sia italiane che straniere. Un vero e proprio esperto di comunicazione che ha come caratteristica quello di essere l'uomo delle interviste impossibili. Perché l'uomo delle interviste impossibili? Perché durante la sua meravigliosa carriera è riuscito a fare oltre 10.000 incontri, oltre 10.000 interviste tra personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma anche tante meravigliose realtà del mondo dello sport. Cito ad esempio Pelé, cito ad esempio Maradona, cito ad esempio Ronaldo, Schumacher, ma anche personaggi che non moriranno mai nei nostri cuori, nei cuori dei telespettatori, come Mike Buongiorno, come Raffaella Carrà, come Luciano Pavarotti, e i premi Oscar, Benigni, Salvatores e tanti tanti altri ancora. Ne approfondiremo qualcuno anche nel corso di questa intervista. Che cosa dire di questo ospite straordinario? Sicuramente la sua carriera parte da molto lontano, classe 1967, di origini reggine, ha iniziato a svolgere la sua carriera di giornalista molto giovane, aveva appena 16 anni, iniziano già a arrivare i primi risultati già nell'85, quando vince un concorso a livello nazionale. E nell'86, cari telespettatori, vi assicuro che ha avuto come caratteristica quello di essere il più giovane giornalista accreditato al Festival di Sanremo. Di strada ne ha fatto davvero tanta, laureato in scienze politiche, si è poi trasferito a Bologna, in Emilia Romagna, da oltre 30 anni svolge appunto la professione di giornalista, parallelamente anche a quella di presentatore di eventi di ampio respiro, collaborando con prestigiosissime testate giornalistiche, sia italiane che straniere. Cito ad esempio Radio 24, Il Sole 24 Ore, Radio TV Capodistria e tanto altro ancora. Ha all'attivo 3 libri di sport e soprattutto dal 2015 si occupa anche degli italiani all'estero in veste di giornalista e presentatore di eventi, per conto di Voce d'Italia, uno dei più autorevoli riferimenti per i nostri connazionali che vivono oltre frontiera. Ci parlerà anche di questo suo meraviglioso impegno nel corso di questa bellissima chiacchierata con questo personaggio straordinario che ha ricevuto 2 premi molto importanti: Stelle di Calabria per il suo impegno nel giornalismo, ma anche ambasciatore per il giornalismo in Italia. Ha presentato anche tanti eventi importanti, fra questi cito ad esempio il Memorial di Mino Reitano e il Columbus International Award. Non vedo l'ora quindi di farvelo conoscere, perché abbiamo con noi in collegamento oggi Emilio Buttaro. Buonasera, buonasera Laura, eccoci qua, grazie, comunque troppi onori. Ciao Emilio, guarda, io oggi sono veramente felice di poterti intervistare, anzi raccontare, perché forse il termine è giusto. In primo luogo perché insomma mi dà la possibilità di misurarmi con un esperto di comunicazione, che non è poco, e poi perché sbirciando un po' sui social ho visto tante di quelle foto, tante di quelle cose interessanti che credo farà piacere anche conoscere ai nostri telespettatori. Come stai Emilio? bene, intanto per me è un piacere e un onore essere ospite della tua trasmissione. Io ti seguo, ho visto che
in questo tuo appuntamento che curi con particolare attenzione ed eleganza, hai avuto degli ospiti importanti, dei personaggi con la P maiuscola. Io alla fine, diciamo, ho fatto un po' di cose durante la mia vita e, come hai detto tu, tanti incontri, un'attività giornalistica che porto avanti sempre con passione, ma devo dire che tu hai avuto veramente degli ospiti importanti, quindi per me è davvero un piacere e un onore essere qui con te, anche se devo dire, Laura, che io sono più a mio agio dall'altra parte, cioè in veste di intervistatore, però mi capita spesso anche di essere coinvolto in questa veste, lo faccio sempre molto volentieri. E noi non vediamo l'ora di conoscere la tua bellissima storia. Allora, Emilio, abbiamo detto che sei un giornalista, sei un cronista, sei un presentatore, conduttore di eventi, hai collaborato e collabori con tante testate prestigiose, corrispondente dall'Italia per la Voce d'Italia. Insomma, facciamo però un passo indietro e proviamo a conoscere Emilio. So che è iniziato molto presto, quindi proviamo a spiegare come nasce questa tua passione per il giornalismo e quando hai capito che questa poteva essere la tua attività, la tua professione, il tuo mestiere. Sì, allora Laura, diciamo che la passione per il giornalismo, io come ti dicevo prima mi occupo un po' di comunicazione ad ampio raggio. La comunicazione per il giornalismo posso dire che è nata praticamente con me, nel senso che i miei genitori raccontano sempre che quando avevo 3 anni, pur senza ancora saper leggere, già conoscevo i nomi e i volti di tutti i calciatori delle figurine Panini, improvvisavo delle telecronache, avevo una passione già sfrenatissima per il calcio e poi, questo me lo ricordo anche bene, con i rotoli di cartone mi immaginavo di fare il presentatore e di condurre uno spettacolo di fronte al pubblico nella mia stanzetta. E devo dire, Laura, che da questo punto di vista sono stato anche fortunato perché ieri come oggi non è facile individuare la propria passione e me ne accorgo un po' con i giovani adesso, con i ragazzi di oggi, ma anche all'epoca, tanti anni fa, quando ero io un bambino, un ragazzino, non tutti avevano già le idee chiare. Quindi questo è stato sicuramente un vantaggio per me. E così è nata appunto questa grande passione. Io mi ricordo che quando a casa mia venivano degli amici o dei parenti, rimanevano sorpresi proprio da questo bambino che riusciva a conoscere un po' tutti i nomi appunto dei calciatori. Allora i più popolari erano Mazzola, Rivera, Anastasi, Boninsegna, però anche tutti gli altri. Quindi era una cosa diciamo un po' abbastanza singolare. Poi ho cercato nel tempo di coltivare questa passione, cercando proprio di concentrarmi un po' su questa vera e propria vocazione che ho sempre avuto. Emilio, gli anni 80 e i primi risultati, no? Arriva prima la vittoria del concorso Vota lo speaker, indetto da FIPA, e nell'86 anche il più giovane giornalista accreditato al Festival di Sanremo. Ecco, come hai vissuto questa esperienza e come è cambiato negli anni Sanremo, considerato che sei stato appunto lì in più occasioni, in più edizioni? Allora, intanto Laura, se mi consenti, faccio un passetto indietro Sì. per dire anche qualcosa riguardo l'approccio che c'è stato Certo. proprio col giornalismo e che poi mi ha portato a quei primi riconoscimenti che tu giustamente citavi. E, io praticamente proprio intorno alla metà degli anni Ottanta, proprio cercando di puntare molto su questa mia passione, ho bussato alle porte di una radio. Che non era sicuramente, io sono calabrese di Reggio Calabria e ci tengo questo sempre a precisarlo perché ho un legame molto forte con la mia terra d'origine. Pur vivendo da tantissimi anni in Emilia-Romagna, però diciamo la Calabria per me la porto sempre nel cuore, ecco. E ti dicevo, ho bussato alla porta di questa radio e ho chiesto di poter collaborare e la cosa è andata a buon fine. E ho iniziato praticamente questa collaborazione. A me però non piaceva tanto la parte
classica dell'annunciatore radiofonico, ecco, c'è cioè quello lo speaker che presenta le canzoni, adesso ascoltiamo, avete ascoltato. A me piaceva più, avevo già una sorta di attrazione per l'informazione. Così ho iniziato a proporre delle interviste e devo dire che queste interviste poi hanno avuto un certo seguito. E dopo qualche mese, visto che l'esperienza mi era piaciuta, ho bussato alla porta della radio più importante della città, che si chiamava e si chiama tuttora Radio Turing. E anche lì, l'approccio è stato buono, abbiamo formato una bella redazione, giornalistica, quindi anche lì tante interviste, tanti servizi giornalistici, notiziari, e poi è nata pure la collaborazione con l'unica TV, della città. E allora si chiamava Telereggio ed era l'unica TV presente. Non c'erano allora tantissime TV, non c'era per esempio chiaramente la TV satellitare, quindi diciamo il panorama era un po' più ristretto e pertanto la TV locale era molto seguita. E questo è iniziato quando io mi ricordo facevo il quarto anno di ragioneria, quindi avevo 16 anni, 16, 17 anni, poi l'altra radio e poi ancora prima di diventare maggiorenne, pure ho iniziato anche la collaborazione con la TV. Quindi devo dire che già poco prima dei 18 anni, sia tramite voce che tramite volto, ero diventato un piccolo personaggio pubblico, ecco, in città. Poi iniziai anche a condurre le prime serate. Per quanto riguarda, ad esempio, la televisione, mi occupavo inizialmente dei programmi sportivi o delle interviste di sport, ma poi anche di spettacolo. Per quanto invece riguarda le serate, è stata una cosa che è nata un po' in parallelo, l'attività di presentatore, perché ho iniziato appunto a presentare qualche evento culturale o sportivo, e anche lì c'è stata una sorta di attrazione, una specie di calamita verso questo mondo. E quindi ho proseguito con molta passione ed entusiasmo, iniziando a presentare eventi sportivi, ma anche eventi culturali a teatro, saggi di danza. Pensa, Laura, che c'erano delle serate in cui riuscivo a presentare tre serate in una. Dici, come facevi? Perché magari iniziavo, aprivo un evento, introducendolo, poi magari andavo a presentare un saggio di danza. E poi chiudevo una manifestazione con la parte giornalistica, cioè occupandomi magari delle interviste agli organizzatori dell'evento oppure ai personaggi più importanti che erano stati ospiti di questo stesso evento. E questo mi ha permesso, come dicevi bene tu, Laura, di partecipare e vincere nell'85 il concorso Vota lo Speaker indetto dalla Federazione Italiana di Pallavolo, perché quell'anno la mia città ospitò i mondiali di pallavolo femminile e io riuscii a vincere quel concorso, quindi presentai anche quell'evento all'interno del palazzetto, sai, era un evento internazionale e quindi diciamo fu una bella esperienza sicuramente. E intanto, diciamo, proseguivo con questa grande passione pure per le interviste, per raccontare i personaggi. E nell'86, incredibilmente, riuscii ad avere l'accredito al Festival di Sanremo. E sai, per me, ritrovarmi, a seguire, le prove al Teatro Ariston di Sanremo o girare per gli alberghi e fare le interviste con il registratore, parliamo di registratori anni 80 oppure i collegamenti, Sì. perché io li seguivo soprattutto per delle radio, allora non c'erano i telefonini, i Certo. collegamenti li facevamo dagli alberghi, dal telefono degli alberghi, noi chiamavamo la radio o ci facevamo chiamare, quindi il personaggio veniva magari lì alla reception o nelle cabine degli alberghi. E facevamo queste interviste. Mi ricordo per esempio anche nel 93 un altro Sanremo che ho seguito. Mi ricordo ad esempio una giovanissima Laura Pausini in Bermuda, l'anno che vinse con La Solitudine, che era accompagnata dai suoi genitori e che venne nella cabina anche un po' timida, a pensare poi la diva che è diventata. Oppure ricordo ad esempio sono stato rimproverato una volta perché senza chiedere il permesso, sempre al Festival di Sanremo. E intervistai direttamente quel grandissimo cantante che è Roberto Murolo,
in diretta alla radio e il suo staff mi rimproverò perché dovevo passare giustamente, però era diciamo una chicca che non volevo farmi mancare. Certo. E l'esperienza sì di Sanremo, come ti dicevo, ritrovarmi in quelle poltrone a seguire il festival di Sanremo, a dire il vero, non le serate, perché per quanto riguarda le serate, noi giornalisti, io allora poi rappresentavo la radio e un quotidiano calabrese, e assistevamo al festival in un cinema vicino, in un cinema teatro a poche centinaia, 200-300 metri dal teatro Ariston, però assistevamo personalmente a tutte le prove che c'erano del festival di Sanremo. Ed era una bella emozione intanto vedere tutti questi grandi personaggi che provavano, ma poi anche ritrovarsi in sala stampa, girare appunto, cioè respirare quell'aria per un ragazzo di 18 anni e forse il più giovane giornalista allora era Fabio Fazio, ma io ero un po' più piccolo, chiaramente lui ha fatto una carriera di grandissimo livello, io diciamo nel mio piccolo qualcosina sono riuscito a fare. E comunque quelle sono state veramente esperienze bellissime che spero di ripetere presto, anche perché, come sai, il Festival di Sanremo rappresenta un po' un momento fondamentale per lo spettacolo italiano, certo. oggi come allora, e spero di tornare presto nella Città dei Fiori per poter raccontare ancora quello che si vive in quelle giornate. E noi ci auguriamo di vederti presto a Sanremo. Immortalare qualche foto, volentieri magari qualche artista straordinario in qualche bellissima foto. Ascolta Emilio, la tua carriera è stata ricca di tantissimi incontri importanti, hai incontrato tanti personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche del mondo dello sport. So che giovanissimo, forse non eri neanche maggiorenne, poi correggimi se sbaglio, hai incontrato anche il grande Mike Buongiorno. Sì Laura, dici bene, perché ho incontrato Mike Buongiorno due volte, ho avuto questo onore perché sai Mike Buongiorno è proprio stato un'icona della televisione italiana, le sue trasmissioni sono state un po' delle cartoline di una società che è poi cambiata nel tempo. Sono riuscito a incontrare due volte Mike Buongiorno e soprattutto la prima volta, perché in entrambe le occasioni realizzai delle interviste televisive insieme al grande Mike, e la prima volta mi colpì moltissimo la sua disponibilità di fronte a questo ragazzino di 17 anni, la sua anche allegria, proverbiale allegria, il suo modo di rapportarsi e poi di raccontarsi ai microfoni della TV locale. E allora mi ricordo mi chiese anche di dargli del tu proprio per far scorrere meglio l'intervista. E io ricordo che gli dissi, ma sa signor Mike, io ho anche iniziato a presentare qualche serata, e lui mi disse una cosa che io porto sempre un po' con me anche come pensiero, mi disse: ricordati che un bravo presentatore deve essere prima un bravo giornalista. Questa frase io poi l'ho riportata nel 2015 alla gentile signora Daniela Zuccoli, la moglie di Mike, in occasione di un evento che ho poi seguito come giornalista a Milano nel veneristico quartiere di Porta Nuova, quando è stata inaugurata una via dedicata al grande Mike, e in un evento condotto appunto da Fabio Fazio, a cui hanno preso parte anche alcuni addetti ai lavori. E mi ricordo che in quell'occasione la signora Buongiorno mi disse proprio: guardi, io ancora a distanza di tanto tempo sento l'affetto da parte della gente che mi chiede, che mi abbraccia, mi ricorda mio marito, perché è rimasto un po' nel cuore degli italiani. Ed in effetti a quell'intervista devo dire che sono, a quell'intervista e anche alla volta successiva, la seconda volta fu invece in occasione del Giro Mike, che era un evento che lui portava, si chiamava proprio così, perché Mike era un po' il re della televisione, e attraverso questo tour itinerante che faceva, promuoveva magari delle canzoni.
era un vero e proprio spettacolo. Mi ricordo che quell'anno partecipò Nada, Riccardo Fogli, l'imitatore Alfredo Papa, insomma, era uno spettacolo vero e proprio. E Mike, pur da presentatore, era una delle attrazioni di questo spettacolo, anzi, l'attrazione principale, al punto che lo spettacolo aveva proprio il suo nome. In ogni caso, ritrovarmi di fronte a quell'età un'icona della televisione e del giornalismo è stata un'emozione. Considera, Laura, adesso tu sei molto più giovane di me, ma il Mike Bongiorno, quando faceva Lascio la doppia, io questo poi sono andato ad approfondirlo, aveva il potere di fermare l'Italia, cioè oggi si parla di ascolti, eccetera, ma lì c'era praticamente le persone andavano nei locali o anche nelle case, diciamo, si seguiva, era un po' un fenomeno proprio di costume vero e proprio. Quindi, diciamo, quella di aver intervistato Mike rimane una chicca che custodisco con particolare emozione. Beh, di questo sicuramente non ho dubbi. Poi Mike, io non l'ho conosciuto, purtroppo non potrò conoscerlo perché non c'è più, ma credo che si sia sempre contraddistinto per la sua eleganza, il suo modo, i suoi modi sempre pacati, anche quando si arrabbiava. Qualche volta l'abbiamo visto anche un po' arrabbiato, ma era sempre molto misurato. Credo che sia una be sua bellissima caratteristica che oggi in TV onestamente si vede poco, siamo un po' abituati a vedere gente urlare e litigare in TV, invece lui era sempre molto, molto carino anche in quei momenti, riusciva a gestire anche quei momenti in maniera eccelsa e a mantenere la calma. Credo che, che sarai d'accordo con me su questo. Assolutamente, poi lui è stato uno dei padri della televisione italiana in assoluto. Mi ricordo che tantissimi anni fa i presentatori erano lui, Pippo Baudo, Enzo Tortora c'era Raimondo Vianello, ma ce n'era anche un altro che in questo momento mi sfugge. E in ogni caso erano loro un po' i riferimenti e un po' per tutti quelli che hanno cercato poi di seguire questa carriera. E quel suggerimento che lui mi diede, dice un bravo presentatore deve essere un bravo giornalista, perché poi lui lo giustificò dicendo il fatto, evidenziando il fatto che un bravo giornalista, bene o male, se la sa cavare un po' in ogni situazione, ha anche una certa cultura per cui riesce a gestire un po' anche delle situazioni, magari che a volte possono essere anche un po' imbarazzanti. E comunque Mike è stato il modello per tantissimi personaggi di spettacolo, quindi condivido appieno, Laura, quello che tu dicevi prima. E a proposito di Pippo Baudo, io ho visto anche una foto con Pippo Baudo, quindi c'è stato anche un incontro con lui. Sì, allora Pippo Baudo, ho avuto modo di incontrarlo e di intervistarlo un paio di volte. Una volta credo, 1986, proprio in occasione del suo matrimonio con Katia Ricciarelli, che si svolse nella sua città a Militello in Val di Catania, nel suo paese in Sicilia, e insieme a due colleghi andammo proprio a seguire questo evento, ognuno chiaramente per la propria testata giornalistica. E fu bello raccontare, perché quello fu poi il matrimonio dell'anno. Riuscimmo anche poi a intrufolarci nel locale dove praticamente furono veramente, a parte il matrimonio in comune, ma nel locale dove ci fu proprio il pranzo. A noi sinceramente non interessava tanto il pranzo, ma cercare di raccontare un po' i personaggi che c'erano, quello, e quindi riuscimmo anche in parte a vivere quel momento. Mi ricordo ci regalarono addirittura le bottiglie firmate Pippo e Katia, e anche vedere un po' gli ospiti presenti, raccontare magari quello che si era verificato sia prima che durante che dopo il matrimonio, anche al ristorante. Anche quella è stata devo dire, è stata una bella esperienza, perché poi ebbe una certa risonanza quel matrimonio. Poi incontrai di nuovo Pippo Baudo a Sanremo due volte nell'87, l'anno in cui vinse il trio Morandi, Ruggeri, Tozzi, e poi nel 1993 quando vinse Enrico Ruggeri. E qua c'è un aneddoto che, se vuoi, ti racconto, Laura, Assolutamente sì. che riguarda Pippo Baudo e che mi è rimasto, perché Pippo Baudo, cioè,
Mike è stato il re, ma Pippo Baudo eravamo più o meno sullo stesso livello, seppur in Certo. periodi che poi si sono anche in buona parte incrociati e accavallati. E mi ricordo una volta a Sanremo, anno 1987, durante le prove al Teatro Ariston, io, come tutti gli italiani, cioè Pippo Baudo era un po' il riferimento, l'uomo più importante della televisione all'epoca. Mi ricordo un anno, sempre a Sanremo, a un dopo festival che tenne in pugno tutti i cantanti e i giornalisti presenti con una sicurezza veramente pazzesca, degna di un grandissimo professionista quale lui è stato per tanti anni. E mi ricordo che alle prove del Festival di Sanremo, a un certo punto, mentre assistevamo, adesso non ricordo il cantante che in quel momento stava provando, ma ricordo che si sentì russare durante queste prove. Cioè c'era una, adesso non ricordo se era un giornalista o un addetto ai lavori, che si era addormentato, probabilmente. Lì c'è da dire che a Sanremo si fanno sempre le ore piccole, perché Beh, sì. praticamente in teoria uno dovrebbe lavorare 24 ore su 24, perché si parte già dalla mattina a caccia, diciamo andare negli alberghi a caccia dei personaggi, ma già per strada si vedono tantissime persone, poi ci sono le conferenze stampa, poi ci sono le prove, poi c'è lo spettacolo, poi ci sono le feste che organizzano, quindi cioè, per cercare di stare al passo bisognerebbe lavorare praticamente per tutto il giorno, per cui magari poteva anche essere in parte giustificato questa persona, non ricordo appunto se è un collega o un addetto ai lavori. E mi ricordo che Pippo Baudo interruppe le prove dicendo urlando a questa persona, e intanto lo svegliò, adesso non ricordo come, e dicendo: nel rispetto di chi lavora con impegno, la invito ad uscire subito da questo teatro. Mi ricordo che ci fu un silenzio pazzesco in quel teatro Ariston, e il collega uscì con la coda tra le gambe, insomma, sicuramente non fece la miglior figura. Però devo dire che insieme agli altri colleghi abbiamo apprezzato, come dire, la dedizione, l'intransigenza, la professionalità di Pippo Baudo, che ci teneva, anche perché chi assisteva a quelle prove doveva un po' giustificare la sua presenza. Quindi, diciamo, russare sicuramente non era la cosa più bella da fare. Assolutamente no. Non vorrei mai essere nei panni di quella persona, non sappiamo chi è, ma No, 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 ma sicuramente non una ricordo il figura nome. barbina in quel È sta sì, è momento. stato un sì, sicuro, sicuro. È stato un aneddoto ormai di tanti anni fa, che però lo ricordo perché in effetti ti fa capire l'attenzione che ci vuole nel momento in cui o si svolge la propria attività, ma anche il rispetto nei confronti degli altri. Magari Certo. poverino, lui era caduto, c'è stato un attimo di sonno, ecco. Però diciamo, non era quello sicuramente il contesto migliore Dove dove dormire? fare. Eh sì, dove dormire, ecco, dove dormire. Sì. Emilio, che cosa ci racconti invece della grande Raffaella Carrà? Purtroppo anche lei ci ha lasciato, la regina della televisione italiana. Credo che sia stata la numero uno in Italia, forse. Tra le conduttrici e insomma, non era solo una conduttrice, le ha fatto di tutto, lo sappiamo benissimo. Allora, qualche volta ho avuto modo, in occasione di qualche evento che ho seguito, di incontrare Raffaella Carrà, però soltanto di incrociarmi, ma non ero riuscito a intervistarla, o neanche a poter fare una foto, ecco, anche perché, diciamo, tornando per un attimo a Mike, negli anni 80, ad esempio, non è che c'erano i selfie. Si facevano Certo. più le dediche, esatto, gli autografi, le macchinette però si usavano, si usavano parecchio, ma la moda del selfie ad esempio non c'era. Per quanto riguarda invece Raffaella Carrà, l'incontro è stato, il vero incontro, nel 2016, direi, o 2017, in occasione della presentazione di The Voice, trasmissione Rai The Voice. Eravamo diversi giornalisti. Chiaramente tutti a caccia di Raffaella, perché era la star incontrastata, con tutto il rispetto per gli altri componenti, il cast di questo talent. E,
Sono riuscito a realizzare in quell'occasione una breve intervista, oltre che fare la domanda nel corso della conferenza stampa a Raffaella Carrà, e devo dire, questo prima che iniziasse l'incontro, che ormai l'esperienza mi porta anche a capire un po' i movimenti, dove posizionarmi, dove e quando chiedere all'artista o a chi, si occupa appunto del suo ufficio stampa di poter fare qualche battuta o realizzare una breve intervista. E quindi sono riuscito a cogliere il momento giusto per avvicinare Raffaella. Devo dire, mi ha colpito intanto la sua allegria, cioè questa carica che riusciva Raffaella a trasmettere, ma anche come dire, la sua energia, la sua agilità. E queste cose che ha portato con sé tutti gli anni della sua splendida carriera. E poi anche la sua simpatia. Mi ricordo che quando ho detto che io rappresentavo in quella circostanza un giornale sudamericano, lei mi ricordo che mi ha sorriso compiaciuta anche perché Raffaella non è stata solo un idolo e un'icona italiana. Io quando penso a Raffaella penso sempre un po' a quella TV in bianco e nero di una volta, di quando io ero bambino. Ma Raffaella è stata anche, si è detto tantissimo dopo la sua scomparsa, è stata anche un riferimento all'estero, una star Certo. internazionale incontrastata. In Spagna ha avuto un successo pazzesco, in Francia grazie alle sue collaborazioni con la TV francese era popolarissima, in Sud America quando faceva degli spettacoli erano sempre strapieni. E poi, diciamo, attraverso le sue canzoni, attraverso il suo modo di fare, sempre mai volgare, sempre gentile, anche con un pizzico di sensualità, riusciva a trasmettere dei messaggi molto importanti, veri, belli. E, a mio avviso, dal 5 luglio dello scorso anno, è mancato davvero qualcosa al mondo dello spettacolo e tutti quanti noi, siamo un po', orfani di questa donna che ha un po' rivoluzionato, lo spettacolo italiano e non solo. Certo, è stata una delle prime donne a fare scalpore in TV, no? Mostrando Sì, l'ombelico, è stata era il tra famoso Tuca il Tuca, famoso Tuca Tuca, insomma, il siparietto con Roberto Benigni, chi lo dimentica, che tra l'altro tu hai anche incontrato e intervistato. Insomma, Vero? Raffaella ha fatto veramente cose straordinarie, non è un caso che anche all'estero ci sono una piazza a lei intitolata, un murales Sì. realizzato per lei, insomma. Ha reso sicuramente alto il nome dell'Italia nel mondo, questo lo possiamo dire con estrema sincerità e serenità. Certo. Una stella italiana che poi ha brillato in tutto il mondo, sì, assolutamente. Assolutamente. Emilio, tra i tanti incontri speciali, perché non possiamo dire diversamente, di sicuro possiamo annoverare quello con la leggenda del calcio, ovviamente mi riferisco al grande Pelé, che con le sue prodezze ha fatto, insomma, emozionare intere generazioni, l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio. Insomma, scusate se poco, che cosa hai provato a intervistare un uomo come lui, un campione della sua portata? Guarda Laura, io come ti dicevo, sto sempre meglio dall'altra parte, in veste di intervistatore, però a volte mi capita appunto di essere intervistato, è una cosa che fa sempre piacere. Quando mi chiedono, hai realizzato tante interviste, oppure tra le numerose interviste che hai fatto, gli incontri, speciali, qual è quello più emozionante? Io dico sempre Pelé, che ancora mi emoziona adesso solo a parlarne. L'incontro con Pelé, che mai mi sarei immaginato di fare, ecco, è stato nel 2016 a Milano in occasione della presentazione alla stampa del film che porta il nome della stella brasiliana, Pelé. Bellissimo anche il film, eh? A me ha sempre affascinato anche da bambino la storia umana di Pelé, che poi è un po' raccontata in questo film. Allora Laura, ti dico anche un'altra cosa. Io quando, per esempio, adesso che ormai sono 37-38 anni che svolgo l'attività giornalistica, sempre da collaboratore esterno,
con diversi giornali. Ci sono chiaramente dei giornalisti molto più titolati a parlare di me, di giornalismo, però a me fa sempre piacere quando vengo coinvolto o quando si parla appunto di comunicazione e di giornalismo, di interviste soprattutto. E questo per dire che quando io devo seguire qualche evento, che sia una conferenza stampa o devo intervistare un personaggio, io ancora, se credimi, sento la stessa adrenalina, la stessa carica che avevo quando ho iniziato a 16 anni, e questo penso sia una bella cosa. Certo. E, quando il giorno prima di intervistare Pelé, io praticamente sapevo tutto di Pelé, ma questo cerco di farlo sempre, ogni evento che seguo, ogni iniziativa che mi capita appunto di raccontare o di presentare. E, io praticamente la notte prima quasi non dormo, o comunque sono carico. Ma questo anche se soltanto l'indomani deve uscire un pezzo mio su un giornale nazionale oppure su un giornale estero in lingua italiana. Quindi puoi immaginare la carica alla vigilia di Pelé e dell'incontro con Pelé. Chiaramente, come ti dicevo, in mezzo a tanti giornalisti, io pensavo, vabbè, ci vado, ma non magari... Non insomma, ci riuscirò. No, non è che posso pensare io di fare un'intervista a Pelé oppure o magari anche una foto ricordo. E invece sono riuscito a realizzare tutte e due le cose anche con un pizzico di fortuna e poi magari anche con un po' con l'esperienza, con la capacità anche di saper curare un po' le relazioni in generale, ma anche di cercare sempre di cogliere bene il momento opportuno. A quella conferenza stampa erano presenti tantissimi giornalisti a Milano, anche stranieri, e ho avuto il piacere e l'onore di aprire come giornalista la conferenza stampa, di rivolgere la prima domanda dopo l'intervento di una grandissima firma del giornalismo sportivo e non solo, come Bruno Pizzul, che come sai è stato un po' la voce storica della Nazionale, ha curato tantissime telecronache degli azzurri. E devo dire che anche un mostro sacro come Bruno Pizzul, ebbene pure lui aveva gli occhi lucidi, sì, aveva gli occhi lucidi mentre nel corso del suo intervento introduttivo alla conferenza stampa di Pelé. E sì, così diciamo, per me intervistare Pelé sai, per una persona che fa questa attività è come coronare un sogno, anche la stessa cosa quando sono riuscito a intervistare Maradona. Quindi aver intervistato Pelé, addirittura poi anche un bel selfie ricordo che c'è anche qui adesso alle mie spalle, insieme a Pelé, è una cosa... Poi sai, ti dico la verità, quando io ho iniziato a fare questa attività giornalistica, mi ricordo le prime esperienze, mi dicevano anche i miei amici, ma anche i concittadini, qualcuno anche con un po' di ironia, dice: bravo Emilio, vedrai che prima o poi intervisterai pure Pelé. E per fortuna questo sogno si è realizzato. E quando mi sono trovato di fronte questa leggenda del calcio mondiale, di un calcio diverso da quello di oggi, un calcio fatto di passione e sentimento, devo dire che è stata davvero, come ti dicevo prima, l'emozione più grande in tanti anni di attività. E ho pensato anche, mi è un po' passata per la mente anche un po' la mia vita. Cioè, ho pensato anche a tante cose, a tante persone che magari adesso non ci sono più e che di Pelé hanno fatto un idolo, hanno fatto un riferimento, un momento bellissimo che porto sempre con me, legato appunto a quel calcio straordinario e a quella storia anche umana, ma soprattutto a quello sport bellissimo di allora, che ha fatto quel giorno commuovere tutti, quando ci siamo ritrovati di fronte a questo immenso campione, e ci siamo rimasti un po' male nel vedere che già allora nel 2016 non riusciva a camminare proprio benissimo. Ecco, questo diciamo è un po' dispiaciuto a tutti, però sai, averlo lì vicino a noi, aver rivolto qualche domanda, aver fatto appunto anche questa foto ricordo, è una cosa che un domani racconterò anche ai nipotini, chi lo sa. Beh,
Sarà un bel racconto e soprattutto per loro sarà bello scoprire un campione come lui. Ovviamente le nuove generazioni alcune cose non le hanno vissute, no? E attraverso personaggi come te possono magari riviverle. Attraverso il racconto si rivivono tante storie importanti e tanti personaggi straordinari. Accennavi prima a Maradona. Da poco scomparso, insieme anche a Paolo Rossi. Tu che hai avuto modo di conoscerli, che ricordi hai di loro? Sono tutti e due personaggi che mancano al mondo del calcio, dello sport e non solo. E chiaramente due personalità diverse, due stelle, perché Paolo Rossi ha puntato molto, cioè Paolo Rossi ha reso felici gli italiani. È stato il protagonista, come sai, di quel bellissimo mondiale del 1982. Quando l'Italia a sorpresa riuscì a trionfare e vinse allora il terzo campionato del mondo, lui fu l'uomo simbolo di quella nazionale. E Paolo Rossi, attraverso la propria forza interiore, ha saputo costruire delle cose bellissime per sé, ma soprattutto per tutti noi. Una forza interiore che gli ha permesso anche di superare dei limiti tecnici, pur essendo un bravissimo giocatore, però aveva questa forza che lo ha portato ad arrivare oltre, secondo me, le sue stesse aspettative. E poi aveva Paolo Rossi questo sorriso straordinario che veramente ti lasciava sempre folgorato e anche quella era un po' la sua forza. Ecco, Paolo Rossi era quel bambino che sognava di fare l'astronauta e quel bambino ci ha davvero portato sulla Luna attraverso quel successo che ha reso felici. Io mi ricordo davvero la gioia incontenibile nel 1982 quando a mano si superavano gli ostacoli, l'Argentina, il Brasile, poi la finale, la Polonia, la finale poi vinta con la Germania. Per Maradona è un discorso diverso. Per Maradona, pur perdonandogli qualche debolezza umana che tutti noi abbiamo, Maradona è stato il calcio, vero, cioè il massimo dello spettacolo nel calcio. Io quando ho visto palleggiare Maradona a pochi metri di distanza, quasi quasi mi sono commosso, cioè nel senso che non pensavo, di vedere mai una scena del genere, ecco. Per quanto riguarda l'incontro con Maradona, è stato anche quello ci tenevo tantissimo perché identificavo i primi successi di Maradona quando lui vinse lo scudetto al Napoli, il primo scudetto al Napoli. Io iniziavo a fare la mia attività giornalistica, quindi lo identificavo un po' come gli anni più belli, gli anni della meglio gioventù per me. E quindi nel 2005 sono stato invitato in Emilia Romagna, qua a Cesenatico, ad un evento a cui ha preso parte Maradona, e si giocava un evento benefico, dove Maradona ha giocato insieme ad alcune altre vecchie glorie del Napoli, e contro una rappresentativa locale, adesso non ricordo se di politici o comunque di professionisti. E quindi noi giornalisti abbiamo prima assistito all'evento e dopo c'è stata la cena nel locale del figlio dell'allenatore Alberto Zaccheroni, sempre a Cesenatico. E mi ricordo che il collega, uno dei colleghi presenti, anche amico mio personale, mi disse, perché eravamo 70-80 persone a questa cena, dove chiaramente l'attrazione principale era Maradona. Disse: Emilio, ti rendi conto che stiamo mangiando con Maradona? E poi anche l'intervista che sono riuscito a realizzare con lui è stata, diciamo, non lunghissima, chiaramente. È venuto fuori un po' il personaggio, sempre molto autentico, molto vero. Anche in quel caso, devo dire che è stato un piccolo sogno realizzato. Pensa che la mia password personale per un certo periodo è stata proprio la data di quell'incontro con Maradona nel luglio di ormai di 17 anni fa. E ci tenevo davvero tantissimo a realizzare
l'incontro con il Pide d'Oro, ed è stato anche quello un sogno che sono riuscito a centrare, una cosa che porto sempre con me. Diciamo che quando è venuto a mancare Maradona, da quando è venuto a mancare Maradona, tutti coloro che seguono il calcio, tutti coloro che amano lo sport, è mancato sicuramente qualcosa, si è detto un po' di tutto di Maradona, film, libri, religioni appunto a lui dedicate. E, io penso che dopo la sua scomparsa comunque il calcio sia un po' cambiato, non sia più quello di una volta dopo la scomparsa di Maradona. Certo, poi basta immaginare quello che è successo poi a Napoli quando lui è morto, no? Questa dimostrazione del fatto di quanto lui fosse anche molto umano, al di là delle sue debolezze, la gente lo vedeva come uno di loro, ecco, come uno, come il ragazzo della porta accanto in qualche modo. Quindi anche questo forse lo contraddistingue rispetto ad altri personaggi che abbiamo nel mondo del calcio. Questa secondo me è una sua caratteristica. Le sue debolezze lo rendevano anche il ragazzo della porta accanto. Forse mi sento di dire questo. No, dici bene, Laura, anche perché noi che siamo delle persone del sud sappiamo un po' anche nella vita di tutti i giorni certe cose e quanto il peso, il valore di alcune cose. Devo dire che Maradona è riuscito a ribaltare un po' certi poteri, cioè far vincere uno scudetto a Napoli, lui ancora a Napoli è comunque, diciamo, molto più che amato. Tu pensa che un calciatore come Bagni, che è stato compagno di squadra, Salvatore Bagni, anche lui era presente a quella serata e che mi ha raccontato anche in un'intervista che ho realizzato di recente per Il Messaggero, mi ha raccontato un po' alcuni ricordi legati a Maradona, ricordi proprio personali, e anche il senso dell'amicizia che aveva Maradona, e il senso della gratitudine e i regali che ha fatto anche in occasione del matrimonio, mi sembra, della figlia, ma non era tanto il valore quanto il fatto di essersi portato dall'altra parte del mondo pur di non mancare, pur di avere, pur avendo magari dei problemi. Quindi certo, la storia di Maradona è anche una storia di riscatto, secondo me una storia anche bella, magari condita da momenti meno belli sicuramente, però comunque rimane sempre una storia bellissima. E per me, ecco, aver raccontato anche quel calcio, quel tipo di calcio che c'era, e che oggi io ti dico la verità, oggi per esempio come giornalista, pur seguendo molto ancora e continuo sempre con grande passione e interesse a seguire il calcio, però per esempio sono più affascinato dal mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda lo sport, il calcio, essendo il collaboratore e corrispondente di alcuni giornali, mi fa sempre piacere raccontare, e poi c'è sempre l'impegno chiaramente che deriva dalla collaborazione, però aver raccontato quel calcio di allora, quando c'erano tutti i più grandi i nomi in Italia, quando il campionato italiano era davvero il più bello del mondo, è una cosa che secondo me fa curriculum, se mi consenti il termine. E quello di Maradona è stato forse il periodo d'oro del calcio italiano da questo punto di vista, proprio delle stelle del calcio mondiale presenti nel calcio di casa nostra. E lui ha saputo, come dicevamo prima, ribaltare i valori, perché allora il campionato lo vincevano sempre le grandi, e lui è riuscito invece a portare, perché lui, a differenza di Pelé, che magari ha vinto anche di più, però Maradona era più decisivo come giocatore, cioè nel senso la sua presenza in una squadra pesava di più di ogni altro giocatore, a mio avviso, nella storia del calcio. Emilio, da pugliese che quale sono, non posso non chiederti qualche aneddoto sui personaggi pugliesi che hai incontrato. So che hai incontrato Renzo Arbore, so che hai incontrato Lino Banfi o anche Checco Zalone. Insomma, decidi tu quale vuoi omaggiare. Sì.
Tra gli altri pugliesi, a me uno che piace molto è anche Michele Placido. Assolutamente, sì. E sì, io lo seguivo ai tempi della Piovra, come tantissimi italiani, perché anche quello è stato un romanzo che oggi si chiama Fiction, uno sceneggiato, record di ascolti, e bravissimo, bravissimo. Ho avuto modo di intervistarlo qua in occasione della a Bologna in occasione della presentazione di un film. Devo dire che mi è piaciuto anche come persona, molto gentile, poi un vero professionista. Arbore l'ho incontrato due volte, la prima a Sanremo, sempre negli anni Ottanta, quando arrivò a sorpresa secondo con la canzone Il clarinetto nel primo festival presentato da una donna che era Loretta Goggi, con quella bella canzone ironica. E mi ricordo che era uno dei personaggi più richiesti dai giornalisti, allora Renzo Arbore, e poi l'ho incontrato di recente perché gli è stato dato un premio qui a Bologna, e in quell'occasione mi ha raccontato anche nell'intervista della sua amicizia con un grandissimo bolognese come Lucio Dalla, anche di una parte di infanzia che hanno trascorso insieme. In quell'occasione, Renzo Arbore credo sia stata conferita la stella nella strada del jazz, sia stato non tanti anni fa, qui a Bologna, anche in quella circostanza, tantissima gente per salutare un grande dello spettacolo italiano come Renzo Arbore. E poi mi dicevi Checco Zalone, adesso ti racconto un aneddoto su Checco, ma mi hai detto anche di un altro personaggio pugliese? Lino Banfi. Ah, Lino Banfi, sì, Lino Banfi, l'ho incontrato allo Zecchino d'Oro pochi anni fa, ha fatto anche qualche battuta durante l'intervista, mi ha fatto veramente un grande piacere intervistare Lino Banfi, che è stato molto simpatico, molto gentile, abbiamo parlato anche di Oronzo Canà, il suo personaggio dell'allenatore nel pallone, non è stata lunghissima quell'intervista dietro le quinte dello Zecchino d'Oro dove lui è stato l'ospite d'onore di quella puntata, simpaticissimo anche lui. Checco Zalone invece c'ho un aneddoto che adesso ti racconto. Ho intervistato Checco Zalone, adesso non ricordo quando è uscito, perché lui ha fatto, tutti i film suoi sono stati dei grandi successi, il secondo. E in un cinema qua a Bologna, quando qui a Bologna venivano presentati i film, adesso anche lì è cambiato un po' la storia, cioè nel senso che le conferenze stampa dei film, a parte che nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, si svolge quasi tutto tramite piattaforme, all'epoca invece, non parliamo di tantissimi anni fa, sarà stato un 8-9 anni fa, Bologna era una delle tappe itineranti nelle presentazioni dei più importanti film italiani, che io, diciamo, con piacere ho avuto modo di seguire. Adesso invece mi devo spostare o Milano o Roma, per alcuni giornali, stranieri dedicati ai nostri connazionali che vivono, oltre frontiera. E in quell'occasione Checco, a parte che non so veramente, ha una capacità di tirar fuori le battute una dietro l'altra, un po' come mi è capitato veramente anche con Ficarra e Picone. Ma Checco è stato straordinario, divertentissimo durante questa conferenza stampa. E poi alla fine abbiamo fatto ognuno di noi le interviste singole, non interviste lunghissime anche in questo caso, sarà stata un'intervista di un 3-4 minuti. Io, Laura, durante appunto la mia attività giornalistica, chiaramente un po' per una questione, come dire, di etica, ma anche per una questione pure un po' di professionalità, pur avendo moltissime richieste di persone che mi dicono: ma mi faresti fare un autografo oppure mi mandi un breve video? Mai. In quell'occasione c'erano due richieste a cui non potevo fare a meno, e cioè una mia carissima nipote che mi ha detto: zio, ti prego, quando ci sarà questa, quando incontrerai Checco Zalone, vabbè, e poi anche i miei due figli, i miei due ragazzi, papà, se puoi farci un autografo, vediamo, vediamo. Beh, comunque, finita l'intervista, a parte, come ti dicevo, la conferenza divertentissima, finita l'intervista,
chiedo a Checco, guarda, io Luca, io non faccio mai questo, però stavolta le richieste sono arrivate da affetti troppo vicini a me, non posso, se puoi, ecco, va bene, va bene. E mia nipote si chiama Lipica e appunto, come ti dicevo prima, si era raccomandata, zio, per cortesia, fai. Allora ho detto, allora, se puoi farmi velocemente questi due autori, mi fa lui, te li faccio con dedica. Va bene, meglio ancora. Dici, qual è il primo? La prima si chiama Lipica. Allora mi ha guardato con quella faccia stralunata, poi mi fa, io non so parlare bene il pugliese, mi fa, ma che cazzo di nome è? Mi fa. E poi si è messo a firmare, però lo vedevo che ancora rideva. E poi quando questa cosa, diciamo, è stato un aneddoto che ho raccontato a lungo in famiglia, perché ogni volta poi tutti vogliono sapere questa cosa, e anche con degli amici. E questo è stato un aneddoto veramente molto simpatico e molto divertente, che fa capire un po' anche il personaggio, che poi è un personaggio divertentissimo e intelligentissimo, è intelligentissimo. E poi c'è un altro pugliese che ho avuto modo di intervistare più volte, che è Albano, e l'ultima è stata di recente, l'intervista Ballando con le stelle, e proprio ne abbiamo parlato anche al telefono, Laura, come dire, della puntualità, della precisione e degli approfondimenti che è giusto fare prima di realizzare un'intervista, soprattutto quando si parla di nomi così importanti, no? Dello spettacolo, della musica italiana. E l'ultima volta che ho, inter perché ho intervistato Albano due volte, pur avendolo incontrato in più occasioni, e una volta a The Voice, dove lui ha fatto da Da componente giudice. della giuria, sì, da giudice, esatto, e un'altra volta adesso a Ballando con le stelle. E Albano è rimasto sorpreso perché sono stato l'unico fra i giornalisti a chiedere questo. Albano, è vero che lei riprenderà a fare cinema alla fine dell'intervista? E lui mi ha detto: ma chi te l'ha detto? Io sono certo di questo, ho letto un'intervista in una fonte ufficiale. E lui mi ha detto, è rimasto sorpreso, ha detto sì, ha detto è vero, ha detto confermo. E in effetti devo dire che questa dichiarazione di Albano è stata poi molto apprezzata, soprattutto dalla redazione del mio giornale, perché mi è stato detto, beh, sei riuscito a far dire una cosa che non ha detto praticamente a nessuno. E a volte vedi, approfondire, cercare di conoscere un po' tutto, poi alla fine può essere un boomerang in positivo. Comunque anche Albano a me piace molto come persona. E mi piace il suo modo di fare, di parlare, e si vede che è una persona oltre che navigata nel mondo dello spettacolo, ma anche come esperienze di vita. Sì, sì, E sì, proprio sì. in occasione, sì, in occasione di Ballando con le stelle, alla fine, lui è stato fra i più richiesti in assoluto delle stelle e quindi dei componenti, il cast. Alla fine della conferenza stampa, ci siamo radunati prima di fare le interviste singole, una decina di giornalisti, e lui ha raccontato anche alcune esperienze, anche di vita, che erano un po' degli insegnamenti veri e propri. Ottima, ottima impressione da parte mia anche di Albano. Emilio, tu da oltre 30 anni ti trovi in Emilia-Romagna, collabori con tante testate prestigiose, tante testate importanti, hai iniziato a collaborare anche con i giornali rivolti agli italiani all'estero e come dicevamo prima, dal 2015 collabori anche con la testata, La Voce d'Italia e per la TV abbinata, che rappresenta un importante punto di riferimento per i nostri connazionali all'estero fuori frontiera. Ecco, spiegaci un po' come nasce questo tuo impegno per i nostri connazionali che appunto si trovano oltre frontiere, che significato ha per te essere un ponte tra l'Italia e il mondo, se vogliamo? Sì, allora, il mio impegno per gli italiani all'estero nasce intorno agli anni, no, metà più o meno degli anni 90, quando ho iniziato a collaborare con Radio TV Capodistria. E
Telecapodistria negli anni 70 e 80 era quasi una sorta di alternativa alla Rai, perché era una televisione che aveva un segnale, insomma, si vedeva, ecco, per dirla in parole semplici, si vedeva un po' in quasi tutto il nostro paese ed era seguita. E io non ho collaborato con la TV, con Telecapodistria, ma con Radio Capodistria, in particolar modo con la redazione sportiva e un po' con quella di spettacolo, ma molto più con la redazione sportiva. Per loro ho seguito un po' di nazionali italiane di calcio, ma anche per loro le presentazioni dei film oppure delle interviste con qualche personaggio. Ma soprattutto il calcio. Facevo anche da corrispondente, da collaboratore dall'Emilia Romagna e dalle regioni confinanti, tipo Veneto, Toscana o Lombardia. E mi è piaciuta questa esperienza. È stata la prima per gli italiani all'estero, anche se diciamo nella vicina Slovenia. E poi da lì è un po' partito tutto, cioè nel senso che ho proseguito con una collaborazione che è durata circa un annetto, è stata comunque interessante, con SBS, un'emittente continentale australiana, che trasmette in 68 lingue, tra cui l'italiano. Anche per loro mi sono occupato molto di cinema, ma anche di nazionale, seguendo in particolar modo i raduni degli azzurri al Centro Federale di Coverciano. E poi è proseguita come giustamente dicevi tu, Laura, nel 2015 con questa corrispondenza per il quotidiano sudamericano in lingua italiana La Voce d'Italia, che è uno dei più autorevoli giornali, anche un riferimento per gli italiani all'estero. È un giornale fondato nel 1950 con redazione centrale a Caracas, e redazioni anche a New York e Madrid. E per loro seguo molto, intanto curo una rubrica di calcio, di sport, ma soprattutto di calcio, che si chiama Da Porta a Porta, dove racconto un po' i fatti e i personaggi del calcio italiano. Mi piace molto raccontare più che la cronaca magari di una partita, cosa che faccio per qualche altro giornale con cui corrispondo, italiano, ma mi piace più raccontare un po' magari qualche storia umana oppure un bel gesto sul campo o fuori dal campo che coinvolge dei personaggi sportivi. E poi, ecco, sempre per loro mi occupo anche, e questo lo faccio veramente con grande piacere, seguo le conferenze stampa di Rai, Mediaset e a volte anche Sky la 7, ma più Rai e Mediaset, e devo dire che soprattutto la Rai è contenta quando, diciamo, c'è qualche rappresentante della stampa estera in occasione della presentazione dei loro programmi o di fiction oppure di iniziative, presentazione di palinsesti, ad esempio, è un evento bellissimo che però negli ultimi anni si è svolto più in streaming, ma perché alle presentazioni dei palinsesti ci sono praticamente tutti i personaggi del piccolo schermo della Rai. E qualche anno fa mi è capitato anche di incontrare e intervistare il grande Fabrizio, e l'indimenticabile Fabrizio Frizzi, proprio in occasione di uno di questi incontri. E tornando al mio impegno per gli italiani all'estero, ecco, per La Voce d'Italia porto avanti questo tipo di impegno che è abbinato anche, e questa è la parte che forse a me piace un po' di più, alla Voce d'Italia TV, che è la web TV del giornale, un po' come Messaggero TV, Repubblica TV ad esempio, e per loro realizzo delle interviste in video, e devo dire, guarda, che c'è come dire, una certa disponibilità da parte degli addetti ai lavori, dei personaggi, tant'è che a volte quando seguiamo queste conferenze gli altri colleghi mi mandano avanti, come a dire, chiedilo tu al personaggio di poter realizzare l'intervista, perché poi sono certi o quasi certi di avere una risposta affermativa. E poi il mio impegno per gli italiani all'estero prosegue anche con l'attività di presentatore. Intanto di recente, come detto in apertura, c'è stata questa nomina ad ambasciatore per il giornalismo in Italia, che è arrivata da parte della Fondazione Italy e di Dove Vivo All'Estero, il progetto
il portale di Chiama l'Italia, sono delle organizzazioni, tra virgolette, presiedute dall'amico Massimiliano Ferrara, e attraverso le quali l'obiettivo praticamente di queste organizzazioni è quello di cercare, è un po' quello che faccio io attraverso la mia attività giornalistica, cioè per gli italiani all'estero, cioè proprio quello di cercare di creare un ponte tra l'Italia, la cultura italiana e gli italiani residenti all'estero, oppure i discendenti, o semplicemente coloro che amano il nostro paese. E l'anno scorso abbiamo anche realizzato una bellissima iniziativa, dico abbiamo perché io ho avuto il piacere e l'onore di presentarla, che è appunto il Columbus International Award, che è stato praticamente un po' in occasione dell'anniversario numero 515 dalla scomparsa del grande navigatore ed esploratore Cristoforo Colombo, è stata organizzata questa iniziativa, durante la quale abbiamo assegnato dei riconoscimenti a persone italiane capaci di distinguersi come ambasciatori della cultura e del Made in Italy nel mondo. Abbiamo cercato un po' di ripercorrere il viaggio del grande navigatore, e abbiamo avuto tantissime associazioni che si occupano di italiani all'estero, ma molti addetti ai lavori. Devo dire che ha avuto un grande seguito questa iniziativa, e per me, come ti dicevo prima, è stato un vero piacere poter fare da presentatore dell'evento. Tra l'altro so che tra i vari eventi di risonanza internazionale che ha avuto il piacere di condurre, c'è anche il premio Nosside, che è un concorso molto importante, che fa parte anche dell'UNESCO World Poetry Directory. Insomma, un bellissimo progetto anche questo, a livello culturale. Sì, assolutamente, Laura, dici bene, questo è uno degli eventi che ho avuto il piacere di condurre tantissimi anni fa. Avevo 19 anni quando ho presentato questo evento per la prima volta al Teatro Comunale Cilea di Reggio Calabria, e organizzato allora ed oggi dal professor Pasquale Amato, infaticabile organizzatore di questo premio, devo dire fantastico, che già da allora aveva un grande successo. Pensa, Laura, che già all'epoca, in occasione di questo premio, avevamo già la presenza della RAI, del TG1, che realizzava dei servizi, e poi c'erano allora, quando ho avuto io appunto, ho curato io la presentazione di questo evento, la presenza di personaggi proprio in linea con lo stile dell'evento, vale a dire dei poeti della musica. Mi ricordo che nelle edizioni che ho presentato abbiamo avuto tra gli altri Amedeo Minghi, Mimmo Locasciulli, il grande Bruno Lauzi, Pierangelo Bertoli, e poi avevamo anche dei attori o comunque dei personaggi dello spettacolo che poi leggevano le poesie che trionfavano ogni anno in occasione di questo premio, che poi è proseguito sempre meglio, con grande successo da parte del comitato organizzatore, che ha saputo sempre organizzare e portare avanti in maniera impeccabile questa iniziativa, che è sicuramente fra le iniziative culturali più interessanti e importanti del nostro paese. Assolutamente sì, perché ha fatto proprio della sua bandiera la salvaguardia della diversità linguistica, quindi un progetto davvero molto, esatto, molto, molto bello. Volevo chiederti, Emilio, tu sei rimasto molto legato alla tua terra, però possiamo dire che anche la tua terra è legata a te. Sei stato premiato come Stella di Calabria per il tuo, come eccellenza del giornalismo, quindi per la tua attività di giornalista. Ecco, di solito si dice nemo profeta in patria, non è il tuo caso. Sì, è stata una bella sorpresa. Nel 2019 mi è stato assegnato questo riconoscimento. Ringrazio ancora gli amici organizzatori di questo premio, con in testa Sergio Morelli. È inutile dire, mi ha fatto davvero piacere poter ricevere questo premio, il cui senso è proprio quello di dare un riconoscimento a
delle persone che vengono un po' definite come eccellenze della propria regione per vari tipi di impegno. Ecco, nel caso mio è stato premiato un po' l'impegno, cioè l'averci creduto sempre nella mia attività giornalistica e l'aver realizzato nel corso degli anni le interviste, tantissime interviste ai giganti un po' dello sport e dello spettacolo, ma soprattutto quello di aver portato un po' d'Italia nel mondo attraverso le collaborazioni appunto che, di cui abbiamo parlato, Laura, con diversi giornali italiani, perché devo dire è veramente bello, ormai al giorno d'oggi con la tecnologia da qualunque parte del mondo ci si può collegare, però sai, quando una persona italiana come noi magari si trova in un paese come ad esempio nel caso del Venezuela, che purtroppo è un paese che da tanti anni ha dei grossissimi problemi di vario tipo, la presenza di un corrispondente dall'Italia che poi racconta delle cose, che poi magari chiede a questi personaggi di mandare un saluto speciale, di dire qualcosa a queste persone, ecco, è anche gratificante sul piano personale, e certo, cercare di regalare qualche sorriso o qualche emozione. Tornando al premio Stelle di Calabria, ecco, e al mio rapporto con la mia terra, devo dire che è stato bello ricevere questo premio, che custodisco gelosamente, e più che io una stella di Calabria, devo dire che per me la Calabria rimane sempre la mia stella polare insieme ai miei genitori. Beh, non è un caso che anche sei stato anche scelto per condurre il memorial dedicato a Mino Reitano, anche lui un'eccellenza della Calabria, che ha portato insomma la Calabria in tutto il mondo, diventando un po' anche un legame tra, è riuscito a unire il nord con il sud, insomma un personaggio straordinario Mino Reitano, che sicuramente merita tutto il nostro rispetto e il fatto di essere ricordato come simbolo della musica nazionale popolare italiana, sicuramente. Sì, assolutamente. Guarda, io dico, io voglio bene a Mino Reitano come se lui fosse stato un mio parente. Ho avuto il piacere di conoscerlo, di intervistarlo in alcune occasioni, e di Mino, a parte che io ho avuto davvero l'onore di partecipare come giornalista e soprattutto come presentatore a diverse iniziative dedicate a lui. A Reggio Calabria abbiamo inaugurato alcuni anni fa una piazza a lui dedicata, e in quell'occasione ho avuto il piacere di presentare questo evento alla presenza della famiglia, ma anche di tantissimi ammiratori di Mino, del quale io, come tanti italiani, ricordo non soltanto le straordinarie qualità artistiche. Mino Reitano è un personaggio che manca tantissimo al mondo dello spettacolo italiano, manca la sua energia, la sua forza, la sua voglia di proporre bella musica, di stare insieme, di voler bene ai colleghi e al suo pubblico. E io lo noto quando faccio qualcosa per Mino Reitano, credimi Laura, lo faccio davvero con tutto l'affetto possibile, perché mi sento straordinariamente legato a questo artista che ha lasciato comunque un segno non soltanto sul piano, io diciamo sono anche abbastanza vicino ad alcuni dei suoi più stretti familiari, e sempre con grande stima e con grande ammirazione. Ma l'ammirazione non è soltanto per l'artista, ma soprattutto per l'uomo. Lui è stato premiato, ha avuto tantissimi premi anche all'estero, non soltanto per le sue capacità artistiche, ma soprattutto per quelle umane. E ogni anno, quando viene proposto il memorial dedicato a lui, che è poi lo spettacolo diciamo più importante che ricorda Mino Reitano, e devo dire che c'è sempre una grande partecipazione da parte della gente, ci sono dei suoi ammiratori e non solo, ci sono anche dei giovani, e questo è bello sempre da vedere, che vogliono un po' cercare di seguire i passi che Mino Reitano ha fatto durante la sua splendida carriera. Insomma, è sempre emozionante poter ricordare un grande artista e un uomo
davvero dal cuore nobile come minorità. Assolutamente sì. Emilio, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata. Ci sarebbe tanto da parlare ancora perché hai scritto libri, hai fatto tante altre cose, hai incontrato tanti personaggi. Insomma, ci vorrebbero veramente 10 puntate di tratti dedicate solo a te. Chissà, magari ne faremo un'altra più in là dove approfondiremo tutti i vari personaggi che hai avuto l'onore e il piacere di incontrare e che io da questo punto di vista ti invidio tantissimo. Non so se li incontrerò mai e per alcuni non ci sarà mai la possibilità, purtroppo, perché non ci sono più. Però volevo, insomma, chiudere un po' l'intervista con qualche domanda così al volo. Ad esempio, ti chiedo, la tua passione per la recitazione, perché ho letto che hai fatto anche qualche figurazione speciale, qualche comparsa e anche un ruolo da coprotagonista, quindi magari in breve come è anche questa tua passione. Sì, quelle sono veramente piccole esperienze, così più giusto proprio per capire alcuni meccanismi. E, mi è capitato di superare qualche casting, ad esempio, così volevo misurare un po' la mia capacità in questo settore. E per esempio mi è capitato di fare in un cortometraggio un ruolo da coprotagonista interpretando il professore, il docente universitario. È stata carina come esperienza. E poi così qualche comparsa veloce, ma roba davvero di poco, giusto per cercare di capire dei meccanismi, come ti dicevo, anche perché raccontando un po' i film, e poi uno cerca di capire cosa c'è dietro, no? E allora era più quella curiosità. E un'altra esperienza carina è stata l'aver superato brillantemente anche un casting in occasione della fiction L'ispettore Coliandro per un piccolo ruolo che era quello del giornalista e che poi diciamo ha avuto anche un certo riscontro perché vabbè, non solo a Bologna perché L'ispettore Coliandro ormai è una delle fiction più attese girata qua a Bologna quindi vabbè, a Bologna la seguono tutti ma devo dire che ha avuto anche un certo riscontro e poi sai sinceramente, lì mi sono sentito proprio a mio agio quando c'è stato questo casting perché dovevo praticamente interpretare me stesso, ecco il giornalista. Infatti, la persona che curava il casting mi ha detto: "Guarda, per me l'hai già superato, però l'ultima parola spetta ai due registi." Il tuo colore preferito? Blu. Ecco, questa è una cosa che ti accomuna con tutti gli artisti che ho intervistato, o quasi tutti. Un pregio o un difetto di Emilio? Ma il pregio penso di non essere invidioso, e questo diciamo lo ritengo, cioè se per esempio so di una persona, di un collega che fa meglio di me, mi auguro di cuore di continuare e magari di poter un giorno affiancarci, ecco, però devo dire che non sono invidioso. Un difetto e un diciamo che è un difetto che devo dire, ho cercato di correggere nel tempo con buoni risultati. Una volta ero molto più impulsivo, adesso invece, sono molto più razionale, ma questo è anche per effetto dell'anagrafe. E la maturità, dai. Sì. E la maturità. E il segreto per essere felici? Ma per me c'è una parola che equivale a felicità ed è serenità. Per me la serenità è un po' la parola d'ordine del 2022, ma lo è stata per me anche per il 2021, per tutti gli anni precedenti, spero possa esserla ancora per il futuro. Mi ritengo una persona serena, questo credo sia la ricetta giusta per affrontare la quotidianità. Un personaggio che vorresti intervistare e che ancora non hai intervistato? Ecco, questa è bellissima questa domanda. Due, sono due. Allora, sono due donne, una è Penelope Cruz. Perché l'apprezzo tantissimo come attrice e poi andrebbe a incrementare i premi Oscar che ho intervistato. Però diciamo, la trovo un'attrice davvero strepitosa e comunque anche una donna dal grande fascino e poi anche Sophia Loren che rimane un'icona assoluta nonché la diva italiana più premiata di tutti i tempi.
Grazie Emilio per la tua disponibilità, per averci dedicato questo tempo. E ti auguriamo ogni bene e soprattutto ti auguriamo di realizzare tutti i tuoi sogni e tutte le interviste, che sono nascoste nel tuo cuore che vorresti fare. E speriamo di incontrarci su qualche palco prima o poi. E ti salutiamo veramente con profonda stima e con profonda ammirazione. Grazie a te Laura, io spero di non aver annoiato i nostri telespettatori con i miei racconti e ovviamente la stima è reciproca, ti Grazie. mando un abbraccio pieno di gratitudine e in bocca al lupo per una carriera oltre che da cantante, anche da presentatrice, da conduttrice Grazie. brava, quale già stai dimostrando di essere e chi lo sa, magari in futuro. Mai dire mai nella vita, magari ci ritroveremo insieme su un palco a presentare qualche bell'evento nazionale. Un abbraccio. Un abbraccio a te, Emilio. Grazie. Ciao, alla prossima. A presto, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao.